È un'arma che nella sua storia non ha avuto delle adozioni molto grandi su larga scala, ma invece è stata apprezzata sin da subito per tutte quelle situazioni o quei servizi che richiedono un'arma discreta, compatta e con un elevatissimo volume di fuoco. Il modello originale infatti presentato dalla FN presentava un caricatore da 50 colpi che a differenza delle classiche impostazioni di arma, presentava il suo alloggiamento nella parte superiore dell'arma, riducendo così in maniera considerevole l'ingombro in verticale dell'arma stessa. L'espulsione del bossolo sparato avviene tramite una finestra posta nella parte inferiore dell'arma, mentre le manette d'armamento ambidestra è situata sulla parte frontale. Nella parte superiore ci sono state var diverse varianti con diverse soluzioni di sistemi di mira. Eh, le ultime presentano una slitta picatinny con inserita al loro interno semplicemente una mira metallica con un piccolo foro di otra e un mirino regolabile e una slitta picatinny per eventuali sistemi ottici. Ecco, questa pistola. Eh, la DR15 l'ha proposta sul mercato italiano, è stata classificata sia come arma comune che in una variante sportiva con la capacità del caricatore di 30 colpi per la sportiva e di 20 colpi per la comune. E funzionamento semiautomatico la canna presenta le, le medesime caratteristiche della versione originale militare quindi 10,4 pollici calibro 57x28 lo spegnifiamma è quello che è stato ehm, studiato inizialmente per eh, la variante eh, militare come forma come linea e va a ricalcare in tutto e per tutto quello che è il progetto iniziale del p90 una nota particolare è sicuramente la semplicità che contraddistingue questo progetto, quest'arma nel nella sua impostazione, nel suo smontaggio, nella sua pulizia, che praticamente si riduce alla separazione dei due elementi principali dell'arma: il semicastello superiore. Con la canna rimane la calciatura dalla quale si estrae il gruppo otturatore ed infine. Il pacchetto di scatto realizzato interamente in polimero, insieme a quello che è lo chassis che anch'esso è realizzato interamente in polimeri. Quindi, un'arma che a livello di disassemblaggio, smontaggio da campo e pulizia è molto semplice, non ha particolari fronzoli tecnici o eh, di congegni meccanici. Il polimero ha un largo impiego anche in componenti eh, funzionali meccaniche come tutto il pacchetto di scatto, la chassis, il cane stesso e i suoi leveraggi interni. Rimane l'uso più tradizionale dell'acciaio nel gruppo turatore e nella parte del semicastello superiore che invece è in lega di alluminio leggero. Un'arma che è dedicata a tutti gli appassionati di armi moderne, armi particolari e che dopo anni e anni di attesa finalmente siamo riusciti a proporre nella sua versione forma e misure originali anche al mercato italiano. E siamo fortemente convinti che a breve si riuscirà anche a risolvere il problema della mancanza di munizionamento commerciale, che potrà dare un maggior interesse a tutte le armi camerate in questa piccola ma comunque interessante cartuccia.